ragazzi, eccomi qua, finalmente tornata dietro ormai, sì, questa qua dovete sapere che è la mia parete ufficiale porta fortuna. Se prima c'era la parete fucsia, ora c'è questa a strisce che io letteralmente adoro. Come state? Prima di tutto, allora innanzitutto scusate se sono sparita, però ho fatto finalmente uno spettacolo a teatro, su un palco, non potete capire quanta emozione io abbia potuto provare nel risalire su un palco. Abbiamo fatto Romeo e Giulietta e mamma mia, è stato veramente bellissimo e quindi mi ha occupato tantissimo tempo, le prove, spettacolo, però sono stata super contenta. E poi ovviamente sto lavorando a un sacco di altri progetti fantastici che non vedo l'ora di potervi mostrare e spero di potervi mostrare presto. Allora, è successo ragazzi, è successo! Ho vinto il premio per il cortometraggio che ho girato inaspettatamente! L'ho vinto! Dai! Oh no, sono veramente contenta perché dovete sapere che dietro quel cortometraggio c'è una storia, perché io avevo letto di questo concorso a maggio e a maggio io avevo iniziato a scrivere la sceneggiatura del cortometraggio. Che succede? Mio padre mi vedeva che scrivevo, leggevo questo libro, perché per bando bisognava leggere il libro Spigole di Tito Faraci, un libro veramente molto bello che vi consiglio. E quindi mi vedeva che leggevo, scrivevo, prendevo appunti e lui mi fa: ma che stai a fa? Io faccio: no, sai papà, è uscito questo concorso così mi piacerebbe partecipare a maggio. La scadenza è il 12 settembre. Lui fa: cioè, fai conto, fai conto che già non puoi partecipare, cioè, ma è troppo poco tempo. Io dico: no, guarda papà che mi organizzo. E allora, vabbè, lui resta della sua, io resto della mia. Cosa succede? A maggio, a metà maggio, ho iniziato ad avere gli attacchi di panico, però dovevo finire i programmi TV, radio, scuola, accademia di cinema, iniziare l'accademia estiva di musical. Tante cose che il cortometraggio praticamente è stato messo nel baratro. Così, proprio dimenticato, sprofondato. E io ci ho ripensato perché poi ovviamente mi capitava sotto mano di prendere la sceneggiatura riordinando a casa e dicevo: dai, no, ma lo devo fare. Ora è della favola, non ho fatto niente. L'ultima settimana mi arriva la mail: ti ricordiamo la scadenza del 12 settembre per inviare il video. Io faccio: oh, oddio, è vero! Cioè, proprio mi sono accesa e ho detto: no, ma io voglio partecipare. Allora io ho contattato gli attori meravigliosi che io veramente saluto, e poi ovviamente ci sarà per voi una cosa a parte, cioè nel senso ringraziamento a parte, che mica basta un video, vi porto a cena fuori, non scherziamo. E li contatto e gli dico: guarda, è questa cosa, oggi so che è giovedì, ma la scadenza è sabato, quindi vediamo che cosa dobbiamo fare. E quindi il cortometraggio è stato registrato e montato in soli 2 giorni, cioè vi ho detto tutto, è una cosa veramente cioè che mi ha sorpreso, infatti inaspettatamente questa vittoria, sono sincera, perché non me l'aspettavo e sono stata veramente contentissima. Quindi vi comunico ufficialmente che sì, domenica sarò al Milano Film Festival per ricevere il premio e sto provando tante emozioni, sapete perché? Perché, come dire, è difficile, cioè non trovo veramente le parole, non trovo le parole, basta, no, la smetto. E veramente tantissima emozione addosso, perché è una cosa in cui io credo tanto, tutto quello che faccio, il cinema, la recitazione, tutto, io scommetto tanto su quello, è quello che voglio fare nel futuro, insomma, in un modo o nell'altro voglio riuscirci a farlo. E vedere queste piccole soddisfazioni, queste piccole cose che piano piano arrivano, mi danno veramente tanta gioia e tanta soddisfazione. Quindi sono contenta, specialmente quando non tutti credevano in me, nelle mie capacità, nelle mie passioni, ma per fortuna ho avuto delle persone stupende, dei genitori stupendi che mi sono stati accanto e mi hanno,
come dire, dato la forza di riprendermi dal brutto periodo, di andare avanti. E comunque io devo dire che più le persone mi dicevano che non ce l'avrei fatta a fare il cortometraggio, più le persone in generale mi dicono che questa non è la mia strada, che devo avere un piano B, che sono portata per fare la matematica. Capisco sempre di più che la strada che sto facendo è quella giusta, cioè pensate un po'. E quindi volevo mandare con questo video un sacco di good vibes a tutti voi ragazzi e ragazze che guarderete il video, perché noi possiamo fare veramente quello che vogliamo, basta crederci, basta impegnarsi. Io non ci ho mai creduto in questo principio, perché ci sono stati dei momenti in cui, per quanto io mi sia impegnata, sforzata, i risultati non sono arrivati. Però dopo questo, cioè, penso che questo momento sia molto importante, perché ho capito che veramente che se ci credi, ma ci credi veramente tanto, le cose arrivano. Quindi io spero veramente, ora c'è in progetto un altro bellissimo cortometraggio e non vi posso svelare altro, però ecco, spero al più presto che, insomma, di potervi svelare qualcosa di più. Ho un altro bellissimo progetto e quello non posso svelare veramente niente perché è tutto work in progress. Quindi sono cambiate veramente così tante cose, ma da un mese a questa parte, che non mi sarei veramente mai aspettata. Quindi sono solo grata e ringrazio anche YouTube, perché penso che tutta la mia avventura sia iniziata da quel piccolo giorno in cui ho aperto questa finestra sul mondo. E più le persone mi dicevano che i video non erano giusti e cose così, io ho continuato, non ho mollato, quindi sono veramente contentissima e veramente con questo video mi sto commuovendo e caricando allo stesso tempo. Sì, ho una maglia orribile perché è da uomo comunque questa maglia, però mi piaceva troppo la scritta così nera, rosa, questo colore. E quindi niente, mando good vibes a tutti, ragazzi, siamo una forza della natura, saremo noi domani che governeremo questo paese. E mamma mia, che discorsi, scusate. Mi devo fare un applauso, scusate. Quindi, dagli tutta! Questo qua sta diventando il mio motto. Comunque, io vi ricordo che ufficialmente da venerdì scorso, ogni venerdì su Network Radio 2000, dalle 7 alle 8, sarò in diretta con il mio super collega Daniele. Quindi mi raccomando, ascoltateci. Tutte le puntate poi saranno in replica su Spotify, podcast e sul mio profilo Instagram, Carla Angetta, troverete tutte le info. Io comunque, prima di lasciarvi, vi ricordo di mettere un bel like di incoraggiamento per questa disagiata struccata con una maglia da uomo rosa. Di seguirmi su Twitter, perché ho ripreso a fare cose su Twitter, insomma mi sto divertendo, penso di chiamarmi Carla Lanzetta lo stesso. E su TikTok mi chiamo senza trattino basso zuccheri trattino basso, e io vi ringrazio perché abbiamo superato gli 11.000, ragazzi, un numero che so che è piccolo, ma a me emoziona tanto. Quindi grazie, 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 veramente, mi date un sacco di sostegno. Detto ciò, vi mando un bacione grandissimo e ci vediamo settimana prossima, dove posterò ufficialmente il vlog di come è andata la giornata domenica a Milano. Quindi ci vediamo alla prossima puntata. Cattivo chi non partecipa, cioè non partecipa, non guarda la puntata. Ciao!